Eccoci, allora ricominciamo subito, così diamo tempo anche ai ritardatari di entrare, anzi li sollecitiamo. Con grande piacere introduco il dottor Mariano Ventra, col quale ho il piacere di operare nell'ortopedia dell'ospedale Riuniti di Reggio, che ci farà una relazione inerente alla problematica del trauma ortopedico. Una problematica non solo sanitaria ma anche sociale, perché riguarda la fascia anziana della popolazione, una fascia caratterizzata da estrema fragilità e, come vedete, la rottura del femore, che è la frattura classica, così come altre fratture, possono compromettere quel sottile equilibrio che mantiene in vita queste persone. Ormai si parla di grande anziano. Quindi subito la parola al dottore Ventra per la sua relazione. Grazie. Buongiorno, innanzitutto ringrazio l'Associazione Culturale Help per l'invito che mi ha fornito, e soprattutto mi congratulo per la scelta dell'argomento, cioè il trauma. Il trauma è un argomento che oggi tutti quanti noi, sia operatori della sanità ma anche, come si suol dire, laici, come persone comuni, ci troviamo sempre a contatto in casa, fuori, dappertutto. In modo particolare, come già sottolineato, l'anziano che ci cade spesso la notte perché si alza da solo per andare in bagno. Questa è la classica caduta dell'anziano. Passiamo subito ad affrontare il problema. Come abbiamo già detto, la frattura del femore si verifica nell'anziano e è sempre un problema sempre più attuale, sia dal punto di vista sanitario in genere che socio-economico, e quello proprio del grande anziano. Questo perché? Innanzitutto perché l'aspettativa di vita, come vediamo, è aumentata. Oggi l'età media è 80 anni, ma noi diciamo che l'età media dei pazienti anziani che operiamo è intorno ai 90-94 anni, per arrivare anche fino a un massimo di 103 anni, mi pare che l'ha fatto il dottore Zavettieri qui a Melito Porto Salvo. 103, giusto? 104, quindi per vedere il grande anziano fino a quanto arriva. Che cosa succede? Quindi questo, il rischio di frattura aumenta con l'invecchiamento, perché aumenta la frequenza della caduta, non è più abile a proteggersi dalla caduta, c'è un maggior assorbimento di energia, la funzione neuromuscolare è diminuita, aumentano i rischi ambientali, si innalza l'età media, la massa minerale del rosso è ridotta, si ha una modificazione geometrica e anche soprattutto della qualità dell'osso, quindi l'osso è meno resistente. Qui vediamo quante sono le fratture e quante la previsione nel 2050. Che cosa procurano queste fratture? Innanzitutto una invalidità, un'alta mortalità e, come aveva anticipato prima Giuseppe, un grande impatto socio-economico. Dopo una frattura di femore, il 40% degli anziani non è in grado di camminare autonomamente, e il 60% è limitato nelle attività primarie, quale mangiare, vestirsi, lavarsi, e l'80% nelle attività più specifiche, come fare spesa, giardinaggio, salire e scendere le scale. Vediamo qui in questa diapositiva come aumenta il rischio di mortalità a 12 mesi, che è circa il 24%, e l'impatto socio-economico è quello più importante, è quello che incide soprattutto per i costi e per la qualità della vita. Per quanto riguarda, quindi, per affrontare queste problematiche, bisogna predisporre delle aree chiave di intervento e soprattutto dei percorsi clinici che siano produttivi. Quindi quali sono gli obiettivi da perseguire? Porre innanzitutto una precoce diagnosi, offrire un'assistenza pluridisciplinare, questo è importantissimo, intervenire tempestivamente, utilizzare adeguate tecnologie, privilegiare l'aspetto funzionale della ripresa motore e della deambulazione rispetto al risultato radiografico.
ridurre al minimo l'allettamento e l'immobilizzazione e reinserire soprattutto precocemente l'anziano nel proprio ambiente di vita, riportarlo a casa il prima possibile e nelle migliori condizioni possibile. Ma in che misura i nostri ospedali oggi affrontano questo problema? Vediamo una città ideale e un mondo reale. Un sondaggio promosso dall'Associazione dell'Osteoporosi ci dice che chirurghi di diverse nazionalità, quindi non solo in Italia, almeno per la metà di tutti quelli intervistati, non ha ricevuto informazioni sufficienti su che cosa è l'osteoporosi e soprattutto non tanto per le informazioni, ma che non applica i protocolli multidisciplinari che sono previsti. Quali sono quindi le aree chiavi del percorso assistenziale? Innanzitutto la gestione preoperatoria, la gestione chirurgica e la gestione post-chirurgica. Bisogna accettare il paziente e effettuare un protocollo di ricovero. Come si fa? Un trasporto il più rapido possibile. Iniziare a trattare il dolore, offrirgli un comfort migliore possibile e soprattutto una valutazione precoce. Una fase accettante dovrebbe avvenire in meno di 2 ore presso l'ospedale, ma noi sappiamo benissimo che nei nostri ospedali sono solo 2 ore il tempo che attende in barella per eseguire un esame radiografico. Quindi va attuata una rapida stabilizzazione, per questo noi ci troviamo già in ritardo perché quelle famose 2 ore che dovevano trascorrere le ha superate abbondantemente prima di arrivare in un reparto ortopedico, sempre che riesce a ricoverarsi nello stesso ospedale e non debba essere trasferito in un altro ospedale perché mancano i posti letto. Quindi che cosa si fa subito? Si applica la profilassi antitromboembolica, antibiotico se necessaria, correggere l'ipovolemia e il bilancio idroelettrolitico, controllare l'anemia e il mantenimento dell'SpO2. Quindi gli dati anamnestici, l'esame fisico, gli esami, tutto quanto quello che per ricoverarlo. Sappiamo che in queste fratturati il rischio operatorio aumenta del 10 volte per un ridotto stato funzionale, 4 volte per uno stato nutrizionale scadente e poi aumenta anche per le patologie d'organo, che essendo un anziano ha tante altre patologie, e anche per la demenza, perché questo è un paziente che non collaborerà. Importante per la rapida stabilizzazione è il delirium, che è una complicanza assai grave che colpisce circa il 30% normalmente, aumenta addirittura al 61% nei pazienti fratturati dell'anca, e quindi questo è un indice di cattiva prognosi. Quindi è importante, come abbiamo detto, la rapida stabilizzazione del paziente, e questo va fatto anche con un dialogo giornaliero e soprattutto con uguali responsabilità con tutto il personale sanitario presente negli ospedali, che dovrebbe partire dagli OS, che almeno nel nostro ospedale non esistono, non so negli altri ospedali. Quindi che cosa si fa? Una stretta collaborazione importantissima con gli anestesisti, soprattutto per poter effettuare una precoce chirurgia. Oggi l'intervento dovrebbe essere eseguito entro 48 ore dall'evento traumatico, e soprattutto questo per che cosa? Per migliorare la durata del ricovero, il costo soprattutto. Ricordiamoci che oggi teoricamente siamo delle aziende, quindi dovremmo dare conto anche dei costi. E soprattutto per il malato, perché ridurre la morbilità e la mortalità è un risultato funzionale maggiormente possibile. Importante quindi l'intervento precoce, qualche ospedale lo segue anche in 24 ore. Se l'intervento è effettuato dopo 24 ore dal ricovero, il rischio di morte è di 4,5 maggiore, però sappiamo tutti che purtroppo il paziente che ci arriva alla nostra osservazione
soprattutto quello anziano, è un malato che è squilibrato dal punto di vista metabolico, oppure assume degli antiaggreganti e quindi non è possibile effettuare questo intervento rapidamente. E qual è quindi il compito dell'ortopedico? Non solo riconoscere e trattare le complicanze dell'osteoporosi, perché è proprio a causa dell'osteoporosi che il paziente si è fratturato. Infatti quando parliamo col parente, oggi di più con le badanti, perché i parenti non ce l'hanno più in casa, ci dicono non sanno se si è rotto ed è caduto oppure è caduto e si è rotto. Quindi l'ortopedico svolge un ruolo chirurgico, tralasciando degli aspetti fondamentali che completano un corretto approccio. Quindi la scelta della procedura chirurgica va fatta in base al tipo di frattura e soprattutto va programmato il trattamento immediato e anche futuro dell'osteoporosi. Vediamo come un osso osteoporosico è importante fare una diagnosi con un supporto di esami strumentali e di laboratorio, quindi dare un giusto apporto farmacologico e eseguire anche le radiografie. Vediamo qua che importante sarebbe eseguire un RX della colonna lombosacrale e gli esami, almeno quelli di laboratorio di primo livello, che non ci vuole niente per farli, sono la fosfatasi, il quadro sieroproteico, la calcemia, la fosforemia, la gamma GT e la calciuria. Quindi sono sia la diagnostica sia di laboratorio che radiologica è di facile acquisizione e esecuzione pratica, quindi si può fare tranquillamente. Vediamo la differenza tra un osso porotico, un osso normale e un osso osteoporotico, ma dobbiamo sottolineare che questa differenziazione non è biologicamente e quindi la guarigione della frattura è uguale a quella di un osso normale. Che cosa succede in osteoporotico? C'è una scarsa resistenza meccanica, una scarsa resistenza all'avvitamento e soprattutto un progressivo deterioramento della fissazione. Quindi che poi ci può capitare, si può mobilizzare l'impianto, non si può unire, ci può essere un fallimento della fissazione e quindi ad avere un risultato scarso. Il 10% delle fratture pretrocanteriche fallisce, come vedete nell'immagine, per una mobilizzazione secondaria della sintesi. Quindi quali sono le scelte terapeutiche del chirurgo? Allora, abbiamo diverse opzioni. L'innovazione oggi dei materiali, la specializzazione di impianti sempre più evoluti, l'osteoinduzione biologica e la profilassi farmacologica. Ecco qui che noi preferiamo dei mezzi endomidollari rispetto a quelli avvitati, viti placche, utilizziamo dei mezzi rivestiti di grosse epatite che hanno un effetto biologico e un sistema in augmented, cioè che aderiscono meglio. Qui vediamo un esempio di una spiral blade che ha una presa totale nell'osso osteoporotico. Oggi ci aiutiamo anche con un'osteoinduzione biologica come i frattori di crescita e le cellule staminali. Come profilassi farmacologica in un osso fratturato, oggi sappiamo che esiste un farmaco ormonale, il teriparatite, che aumenta la posizione di nuovo tessuto osseo sulle superfici sia trabecolari e corticali dell'osso. A livello post-chirurgico quindi abbiamo degli interventi non farmacologici e farmacologici e soprattutto con management importante con il medico di medicina generale. Che cosa dobbiamo fare? Una rieducazione alla deambulazione, mobilizzazione precocemente il grande anziano, soprattutto per prevenire sia le complicanze d'allattamento, le infezioni respiratorie e urinarie, i decubiti, la perdita dello schema motorio del cammino. Per questo utilizziamo anche dei supplementi nutrizionali. Fra gli interventi farmacologici è necessario un nuovo tipo di terapia che oggi sono state introdotte dalla nota 79,
che qui vediamo un attimo, e che cosa ci serve la profilassi terapeutica? Per ridurre l'incidenza delle nuove fratture, ricostruire il patrimonio osseo perduto e prevenire sia le mobilizzazioni e attivare dei processi riparativi. Ecco qui i farmaci usati sono divisi in trattamento di prima, seconda e terza scelta, non ci soffermiamo, non è il caso. E quindi, come avevamo detto prima, è importante la collaborazione per una dimissione protetta del grande anziano. Quindi, soprattutto con una prescrizione terapeutica dell'osteoporosi alla dimissione e una collaborazione col medico di medicina generale. Vediamo alcune fratture di femore. Le fratture più che ci riscontriamo maggiormente sono quelle mediali del collo femore, e nonostante l'uso di mezzi di sintesi validi e tecniche accurate, al contrario delle fratture laterali, l'osteosintesi non ha risolto tutti i problemi legati alla cura di queste fratture, per gli elevati rischi sia di pseudartrosi che di necrosi. Quindi questo intervento è mirato all'osteosintesi, l'endoprotesi bicentrica e la protesi totale dell'anca. Le indicazioni vanno mirate soprattutto al tipo di paziente, al tipo di frattura e la sua riducibilità e la vitalità della testa del femore. Come vediamo è importantissimo, perché la testa del femore è molto vascolarizzata e quindi a seguito di una frattura la testa può andare in necrosi e quindi perde di vitalità. Per quanto riguarda la necrosi della testa, è importante quindi valutare il grado di scomposizione della frattura. Più elevato è, maggiore sarà la possibilità di interruzione del circolo arterioso, e soprattutto anche per la presenza dell'ematoma intracapsulare. Qua c'è una classificazione delle fratture secondo Garten, e in base al tipo di classificazione si esegue il tipo di intervento di sintesi. Per queste sintesi noi utilizziamo dei chiodi, triplice avvicinamento, chiodi placca e soprattutto oggi sempre di più chiodi endomidollari bloccati, poi principali il PFNA, il gamma e l'endovis. Una frattura ingranata può consolidare in valgo senza dover effettuare anche l'intervento, però vediamo che fare guarire una frattura senza intervento l'allettamento è molto prolungato, con tutte le complicanze che ne possono derivare. Vediamo alcuni tipi di mezzi di sintesi minimi, come sono le viti canulate. Le complicazioni, come abbiamo detto, in questi mezzi di sintesi sono sia la necrosi della testa del femore che la pseudartrosi. Un'altra tecnica da applicare a questo tipo di frattura è la viteplacca, però una tecnica molto laboriosa, con elevate perdite ematiche e un tempo di brillanza anche ridotto. Questo è l'esempio della placca. Per questo tipo il chiodo placca è più o meno lo stesso della placca, però anche qui abbiamo una deambulazione molto ritardata. Quello che ci permette, che preferiamo in genere noi ortopedici, sono il trattamento dei chiodi endomidollari, che oggi sappiamo ne abbiamo di tantissimi, e quindi ognuno di noi in base alla nostra esperienza utilizza un chiodo oppure l'altro. Altri tipi di frattura hanno necessariamente bisogno di un trattamento dell'endoprotesi. Le endoprotesi, come tutti i mezzi di sintesi, si sono evoluti. Qui vediamo le prime protesi femorali, che erano un pezzo unico. Oggi, per fortuna, si sono modificate, ci sono le protesi biarticolari, che c'è, come vediamo qua, che si mobilizzano, hanno un componente, uno stelo, una testina e il cotile. La protesi dell'anca si effettua nei pazienti anziani tra i 60 e i 70 anni, che hanno una frattura molto scomposta, e trova indicazione anche nella forma grave di osteoporosi, dove non c'è nessuna possibilità di presa dell'osso, è meglio fare un intervento con una protesi. Qui vediamo la scelta della protesi, può essere fatta sia con l'uso di cemento che non cemento. Qua ci sono alcuni tipi di protesi che intentiamo nel nostro reparto. Poi, oltre alle fratture pertrocanteriche, mediali e laterali, abbiamo anche delle fratture parcellari che non necessitano di nessun trattamento chirurgico,
E qui, anche se devono stare a letto, la mobilizzazione è molto precoce, quindi non ci danno grossi problemi. Qua vediamo alcune forme di fratture trocanteriche. Con il trattamento, qui un esempio tra di vite placca, inchiodo endomidollare. Fra le complicanze, vediamo qui, è quella della mobilizzazione del mezzo di sintesi, cioè l'osso non ha tenuta e quindi... Eccolo qua. Qua vedete che la vite è uscita completamente fuori dalla testa del femore che era qua. Allora, non è necessario quindi l'interessamento del massiccio trocanterico, nelle sottotrocanteriche la rima è trasversale, come vediamo utilizziamo sempre dei chiodi endomidollari. Le fratture sottotrocanteriche avvengono per l'azione dei muscoli glutei, gli obsoex rotatori, e il frammento si sposta in alto. Anche qui nelle fratture sottotrocanteriche la scelta dei mezzi di sintesi sono fra placche, chiodi endomidollari e fissatori esterni. La placca ha dei vantaggi perché ha una fissazione rigida e multipli punti di fissazione, però è difficile da impiantare, c'è una dissezione stessa dei tessuti molli e soprattutto ha anche un alto rischio di rottura. Vediamo alcuni esempi di placche e lame, placche e chiodi. Però oggi le lame e le placche si sono abbandonate sempre di più per l'utilizzo di, come avevo detto prima, dei chiodi cefalomidollari. Quali sono i vantaggi di questi chiodi? L'intervento si fa a cielo chiuso, si ha una diminuzione dello stress tensile sull'impianto, alcuni si alesano, altri no, c'è una resistenza doppia rispetto agli impianti extramidollari. E soprattutto se le fratture sono stabili si ha un carico immediato. Gli svantaggi sono la difficoltà della riduzione a cielo chiuso e la necessità di una tecnica chirurgica accurata, che oggi il chirurgo ormai facendo tanti di queste fratture si è specializzato sempre più e viene sempre meno difficoltoso riuscire a fare un intervento del genere. Qua vediamo un esempio di frattura con un chiodo corto, una rima ancora più lunga e instabile con un chiodo più lungo, un'altra frattura con instabile. Instabile vuol dire che non si può dare il carico precoce, quindi bisogna aspettare, farlo stare a letto per fare formare un po' di callo osseo per circa 20-25 giorni. Però ciò non toglie che può iniziare la mobilizzazione e soprattutto il paziente può assumere la posizione seduta già se non il giorno dopo due giorni, quindi questo è importante per la ripresa del paziente, mentre la frattura stabile già in seconda giornata può iniziare a camminare. Qua un altro tipo di frattura sottotrocanterica, un'altra ancora. Quali sono le complicanze? La rottura dei mezzi di sintesi, come in questo caso, soprattutto nelle placche, una viziosa consolidazione, l'accorciamento dell'arto. Qui vediamo ancora un esempio di una rottura di mezzo di sintesi che è stato messo a posto con un cerchiaggio. Qual è la controindicazione all'uso di questi chiodi? La persistente deformità dei mezzi di sintesi che non riescono a fare passare il chiodo, oppure un'associazione fra frattura mediale e sottotrocanterica, e quindi per questo dobbiamo mettere una protesi lunga. Naturalmente i risultati sono migliori con la sintesi cefalomidollare e sono sempre da preferire dei chiodi lunghi e bloccati, soprattutto quando c'è dubbio sullo stato del muro mediale. Le placche, anche se in continua evoluzione, devono rimanere parte importante dell'armamento di un traumatologo. Vediamo alcuni esempi di fratture. Questa è trattata con un chiodo PFNA, questa è una donna di 77 anni, sempre con un chiodo PFNA, un chiodo gamma, alcuni, come detto prima, sceglie il tipo di sintesi con cui ha più dimistichezza e quindi si trova meglio ogni chirurgo. Però come vediamo c'è sempre purtroppo
la possibilità di un fallimento e quindi del mezzo di sintesi. Quali sono le strategie che possiamo adottare per migliorare queste sintesi? Uso di materiali riassorbibili come fosfato di calcio e idrossiepatite, e integrati per esempio viti ricoperte da idrossiepatite, associazione di terapia farmacologica e chirurgica, come vedete intervento chirurgico più il tè di paratite, e l'associazione oggi con trattamento con cellule staminali, ma ancora non abbiamo una grossa esperienza. Quali sono quindi i vantaggi di un'associazione? Ridurre il rischio delle fratture, una migliore riuscita della sintesi e la migliore qualità della vita. Arriviamo quindi alle conclusioni. Non necessita una riduzione anatomica perfetta per il recupero funzionale questo tipo di frattura. Sono preferibili i trattamenti scarsamente invasivi e con una possibilità di recupero funzionale precoce. Quindi nell'anziano va considerato sempre il livello funzionale, le patologie concomitanti e la qualità dell'osso, e quindi questo ci aiuta a dover scegliere il tipo di intervento e il mezzo di sintesi più adatto. Nelle fratture femorali va quindi, ripeto, sempre effettuato un trattamento chirurgico, questo mirato al recupero funzionale il più precoce possibile. Quali sono gli obiettivi? Effettuare una diagnosi precoce, abbiamo già detto come, associando anche degli esami per vedere lo studio dell'osteoporosi. Intervenire tempestivamente, ridurre al minimo l'allettamento, cioè metterlo seduto il prima possibile, ridurre l'immobilizzazione al minimo e quindi naturalmente il decorso ospedaliero e mandarlo a casa il prima possibile, e soprattutto reinserire precocemente il paziente nel proprio ambiente di vita, andare a farlo ballare nuovamente, questo è importante per il paziente. Grazie per l'attenzione. Io ringrazio il dottore Ventra, per il quale mi complimento con la relazione e per la relazione, è molto importante e soprattutto è difficile spesso andare a trattare i tipi di pazienti che vediamo noi in ortopedia, perché sono anziani, ultra ottantenni, alcune volte ultra novantenni, raramente anche comunque si vede qualcuno in prossimità del secolo di vita, e non sono pazienti semplici, sono multifattoriali, presentano cronicità e fragilità. Arrivare al minimizzare l'allettamento, arrivare a una facile reintroduzione nella vita normale non è una cosa semplice, ma sicuramente non bisogna demordere, portando comunque avanti delle strategie che prevedono la precocità come il primo modus che spinge la nostra azione, è la strategia vincente per cercare di ridurre al minimo le complicanze e migliorare la prognosi. Per fare questo serve un'integrazione col territorio, per fare questo serve la velocità e soprattutto una rete ospedaliera che forse in questo momento ancora da noi un pochino latita. I risultati sono questi, ma siamo qua per condividere e per migliorare insieme. La mia relazione, che è quella che seguirà, va un pochino a corollario di tutto quello che è stato detto e di quello che ancora dopo di me deve essere detto, perché abbiamo detto che non è semplice andare a trattare alcuni tipi e fronteggiare alcuni tipi di situazione. Spesso l'insuccesso, il parziale successo è un qualcosa che può avvenire, ma come è scritto negli abstract che avete tutti nei fogli, cosa accade quando si sbaglia? Quali sono le ripercussioni legali? Come possiamo noi professionisti difenderci da questo? Per cercare di condurre un filo logico in questa relazione, sono volutamente partire da un qualcosa di apparentemente dissimile. Per fare un parallelismo, we strongly believe that education in first aid should be universal. Cioè, noi crediamo fortemente che l'educazione nel primo soccorso debba essere universale. Questa è la frase cardine dell'HA, la società che si occupa della cardiologia in America, e ci fa capire come per quanto riguarda altre branche, noi oggi stiamo discutendo di traumi, si va a puntare tutto sulla precocità. Abbiamo parlato di golden hour, abbiamo parlato di approccio veloce, abbiamo parlato di rete per velocizzare tutto.
Quindi per quanto riguarda l'infarto e per quanto riguarda le patologie cardiache, questa cultura c'è. La cultura in America, e fortunatamente anche da noi se ne vedono anche di più, c'è anche relativamente alla precocità nel trattamento dello stroke. A Messina c'è una stroke unit di terzo livello che nel registro endovascolare per quanto riguarda la radiologia interventistica è fra la prima e la seconda in Italia nel 2015. Addirittura se andate su YouTube ci sono i cartoni che educano i bambini, che sono sempre spesso vicino ai nonni, a riconoscere col protocollo FAST, Face, Arm, Speech e Time, i cartoni che insegnano ai bambini a riconoscere i segni dell'ictus precocemente nei nonni. Ancora noi non siamo attrezzati nel nostro ospedale, nella nostra rete ospedaliera provinciale, perché alla fine non è l'ospedale ma è la rete quello che fa la differenza, a riconoscere, diagnosticare e fronteggiare velocemente l'ictus. Però altrove sì, addirittura guardate, questo è un articolo, un estratto dal Cittadino, la Lombardia rende la risostruzione pediatrica obbligatoria per legge. Quindi si rifà quanto all'HA sopra, che parla di capillarità della diffusione della cultura emergenza. Per quanto riguarda il trauma, siamo già allo stesso stato dell'arte, cioè per quanto riguarda il trattamento e l'educazione per i traumi, lo stato dell'arte qual è? Questa è la nuova catena della sopravvivenza relativa alle linee guida 2015-2020 che noi abbiamo recepito a Catanzaro il mese scorso di ottobre in qualità di istruttore di SIMEUP. Al primo anello non c'è più l'allerta precoce, al primo anello c'è la sorveglianza e prevenzione. Una novità. La catena della sopravvivenza inizia non con l'allerta precoce, ma inizia con la sorveglianza e prevenzione. Allora, da professionisti facciamoci una domanda, perché noi professionisti compete anche educazione sanitaria? Questa sorveglianza e prevenzione la mettiamo tutti in opera quotidianamente, educhiamo quotidianamente i nostri pazienti, sia per quanto riguarda le patologie generali che il trauma, che è l'argomento principe di oggi. Perché il trauma è importante? L'ho già detto quando ho introdotto il corso. Il trauma in Europa è la prima causa di morte in quasi tutte le nazioni, Italia inclusa, nell'età compresa tra i 15 e i 44 anni. Quindi abbiamo visto, è sicuramente una patologia predominante, la cui incidenza è schiacciante nella popolazione anziana per questioni fisiologiche legate all'osteoporosi, all'invecchiamento e quant'altro. Ma è la prima e contemporaneamente una patologia che interessa anche la fascia media della popolazione a livello d'età, perché è la prima causa di morte nell'età media. Parlando di educazione sanitaria e parlando di responsabilità anche legali, partiamo con un qualcosa di legale a metà, cioè una deontologia. La legge 739 del 94, cioè il profilo professionale di noi infermieri, stabilisce che l'assistenza infermieristica è preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e di natura tecnica, relazionale e anche educativa. Noi mettiamo in opera, siamo a posto con la nostra etica e deontologia per quanto riguarda la messa in opera di strategie di educazione, e questa è la provocazione della domanda che ci facciamo tutti insieme. Per esempio, per quanto riguarda il trauma, gli infermieri a livello nazionale esiste il CIRES, un'organizzazione che fa a capo ai collegi PASVI, insieme ai collegi PASVI, e che organizza varie attività in collaborazione anche con la protezione civile. Per esempio c'è la campagna Io non rischio, sulle buone pratiche, utilizzo di cintura, casco e quant'altro. Quindi, coscienti del fatto che il trauma è qualcosa che interessa la popolazione tutta, queste associazioni capillarmente scendono in piazza più volte nell'anno per organizzare campagne educative. Stessa cosa nel nostro piccolo, facciamo per esempio anche noi a Reggio, l'abbiamo fatto con la manovra Bambini da salvare, Bambini da amare, una manovra per la vita, dove abbiamo trasmesso nei centri commerciali, anche in via Marina, gratuitamente a tutti i passanti le nozioni per quanto riguarda risostruzione pediatrica. Quindi il discorso educazionale non differisce così molto da quello legale, perché come vedete il nostro profilo professionale, che è legge dal 94, impone a noi, anche tutte professioni sanitarie, tutte con la 42 al 99 siamo tutti professioni sanitarie, impone a tutte le professioni sanitarie, appunto, scusate la ripetizione, un carattere educativo. Ma lasciando stare un momento l'etica e la deontologia, entriamo nella parte più specifica. Se noi dovessimo definire la responsabilità, quindi un qualcosa che già ci porta sull'aspetto legale, come la definiamo? Leggo testualmente: la responsabilità, secondo dei profili, può essere intesa in senso, è intesa forse approcciata da noi, in senso positivo, cioè io sono responsabile rispetto all'impegno iniziale dell'operatore sanitario a provvedere con coscienza agli obblighi connessi all'attività esercitata, con un comportamento consono ai doveri, forse il senso del dovere è un qualcosa di fondamentale nella presa in carico del paziente, connessi alla professione e all'interesse per la salute del malato. Noi siamo, esercitiamo tutti, qua ha fatto un po' di giurisprudenza una sentenza della Cassazione dell'anno scorso,
una posizione di garanzia nei confronti dell'assistito, cioè siamo noi custodi a tutela dell'interesse e della salute del paziente. La responsabilità ha anche qualche aspetto negativo, perché rispetto all'attitudine a essere chiamati successivamente a rendere conto del proprio operato, sottoposti alle valutazioni del caso. Le denunce sono decuplicate negli ultimi 10 anni, e questo è un qualcosa che non ci può non intimorire. Intimorire non significa che dobbiamo scansarla o dobbiamo avere paura, intimorire significa che dobbiamo approcciarci, avvicinarci sempre di più alla conoscenza. La responsabilità civile viene definita come l'obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato un danno altrui. La regola semplice del chi rompe paga è un pochino questo. La responsabilità civile si ricollega quindi alla realizzazione di una condotta omissiva o commissiva che abbia come conseguenza la riduzione di un danno ad un altro soggetto, un concetto ripetuto. Presupposto della responsabilità civile è l'esistenza di un danno risarcibile, questo è chiaro, è propedeutico, perché si debba rispondere e ci deve essere un danno quantizzabile e risarcibile. Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno dal soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che viene dichiarato responsabile. Quindi noi siamo responsabili dei danni che potenzialmente possiamo causare a terzi. Nell'ottica del trauma è un qualcosa che deve portarci a conoscere e erudirci sempre di più, perché il trauma è un evento inatteso, in quanto tale può avvenire ovunque. Noi siamo un pochino come le forze dell'ordine, sempre in servizio, cioè noi dobbiamo imparare a formarci nella forma mentis che prevede che il trauma non è solo quello che noi trattiamo in ospedale, ma se noi assistiamo a un trauma per strada, intanto come cittadini c'è già l'obbligo di dover attivare i soccorsi, ma come professionisti questo obbligo grava ancora di più. Non per niente un professionista sanitario risponde del triplo della pena rispetto a un cittadino normale per quanto riguarda l'omissione di soccorso. Quindi dobbiamo essere formati rispetto al trattamento dei traumi. Molto è stato fatto sugli infarti, molto è stato fatto sullo stroke, molto è stato fatto su tante altre situazioni come le manovre di sostituzione e quant'altro. Sono state fatte massicce opere di sensibilizzazione e di formazione. Dobbiamo imparare a capire che anche il trauma, che ripeto è la prima causa di morte in Europa nella fascia media della popolazione, è un qualcosa sul quale dobbiamo erudirci, anzi non possiamo esimerci dal non erudirci in merito, perché è un evento inatteso che può capitare ovunque. E se sbagliamo siamo richiamati a pagare. Indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, quando il sanitario effettua una determinata prestazione, ha l'obbligo di agire con massima diligenza per raggiungere il risultato auspicato del paziente. Attenzione, perché tutto questo che diciamo è improntato sull'ottica intraospedaliera, ma vale anche in regime extraospedaliero. Infatti qua l'articolo dice indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, non è solo quando io incarico il paziente, io sono professionista sanitario anche dopo che striscio il badge in uscita, e quindi indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, se io vedo un trauma per strada ho l'obbligo di intervenire e di saper intervenire, che non è più il sapere, saper fare, saper essere e quant'altro, è il sapere scientifico secondo le BN, perché c'è anche l'evidence based nursing, secondo tutte le strategie che la scienza ci mette a disposizione, ma il segreto è conoscerle. La giurisprudenza è concorde nell'ammettere che l'obbligazione assunta dal sanitario è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché non è scientificamente possibile assicurare la guarigione, ma si deve comunque assicurare la corretta prestazione. Non tutto si può guarire, ma tutto si può assistere e curare. In maniera semplice il riassunto di questa slide è questo. Quindi non è che perché non tutto si può guarire al 100%, non dobbiamo impegnarci al massimo per poter cercare di ampliare il risultato. Chiaramente la nostra è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Non possiamo dire a tutti gli anziani che si rompono il femore o a tutti i pazienti che hanno traumi cranici importanti tornerai a fare al 100% la vita che farai prima. Ma questo non significa che noi non dobbiamo impegnarci per cercare lo stesso di raggiungere il massimo risultato ottenibile. Quindi dobbiamo assicurare, se non la guarigione, dobbiamo assicurare la corretta prestazione nell'interesse della tutela della salute del paziente. Responsabilità in senso più lato è l'operatore sanitario può incorrere in tutti e tre i tipi di responsabilità, sia civile, penale che disciplinare. Attenzione, perché questo è molto interessante, apre il campo a quello che diremo dopo. Anche in contrasto fra loro, in concorso fra loro, scusate. Ciò significa che con la medesima azione, recante conseguenze dannose nei confronti di un paziente, un infermiere o comunque un professionista sanitario in senso generale può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile, di responsabilità penale e di responsabilità disciplinare, congiuntamente fra loro, ma ognuna con le sue specifiche finalità. Quindi lo stesso atto, lo stesso errore può essere contemporaneamente ascrivibile
sia al fatto civile che al fatto penale che al fatto disciplinare. Quindi possiamo rispondere su tre sfaccettature diverse, su tre tipi di responsabilità diversi rispetto allo stesso errore. E qui c'è un qualcosa che dovrebbe un pochino farci riflettere. Dal 2006, la sentenza di Cassazione numero 33619, è emerso un nuovo tipo di responsabilità riguardante le professioni sanitarie, la responsabilità collettiva. È bello dire lavoriamo in equipe, ma l'equipe non deve essere uno schermo per dire no, ma tanto noi siamo in equipe, quando sbagliano tutti, come un po' la concezione della cosa pubblica in Italia, quello che è di tutti, non quello che è di tutti non appartiene a nessuno. Cioè, forse in Italia siamo poco abituati a questa cultura, la cosa pubblica non sentiamo il giusto senso di appartenenza. Alla stessa maniera, l'equipe è un qualcosa a cui noi dobbiamo provare senso di appartenenza, siamo tutti in equipe, e non dobbiamo dire vabbè, è colpa dell'equipe in generale, quindi non è colpa di nessuno, perché ormai anche la giurisprudenza nel suo percorso ha stabilito anche ormai il tipo di responsabilità d'equipe, quindi non perché siamo in equipe, in realtà non paga il singolo. Infatti, ogni sanitario è responsabile non solo nel rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche effettive mansioni svolte, quindi del singolo, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell'equipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri. Equipe significa che io sono responsabile proprio perché siamo in gruppo, perché siamo insieme, dobbiamo l'uno attenzionare il lavoro degli altri, sorvegliare e creare un sistema sinergico, non un sistema di schermatura, non un sistema di protezione, vabbè io sbaglio tanto, sono in equipe, la mia colpa si divide per tutti. No, non è questo lo scopo, non è questo il motivo per cui l'equipe esiste. L'equipe esiste affinché uno colmi i vuoti dell'altro, affinché sinergicamente possiamo costruire una organizzazione sanitaria assistenziale efficace ed efficiente, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale. Qui mi collego alla slide della dottoressa Gervasio che faceva sul finale. Il segreto è che anche se siamo molti, ma remiamo tutti in senso diverso, anche quello che è da solo, ma rema sempre nello stesso senso, ci supererà. Quindi non ha senso che all'interno dell'equipe ci siano divergenze. È inevitabile mettere d'accordo, non è semplice mettere d'accordo 100 teste diverse, ma sicuramente non bisogna entrare in contrasto, bisogna che uno colmi il gap dell'altro e che quindi nell'equipe si crei virtuosità e non reticenza o omissione. La responsabilità del singolo viene oggi valutata in base non solo all'attività collegabile ad altri soggetti dell'equipe, ma anche in base alle condizioni generali in cui i sanitari si trovano ad operare. Chiaramente le condizioni in cui operiamo noi, nel nostro sistema generale, non è che si può pretendere la massima efficacia e efficienza del singolo, perché comunque possiamo essere bravi singoli o cattivi singoli, ma il contesto rimane sempre quello. Quindi non possiamo sempre dare il massimo, perché comunque il sistema è quello. Ciò non toglie che ci dobbiamo provare. Proprio perché siamo coscienti che operiamo, del fatto che operiamo in un sistema, guardiamolo in senso positivo, ampiamente suscettibile di essere, perfezionabile, allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare un po' di management della responsabilità, cioè in parole povere, di cercare di gestire questa responsabilità. In che cosa si concretizza questa azione di gestione della responsabilità? Perché siamo coscienti che operiamo in un contesto che purtroppo delle volte ci può portare a fallire o a sbagliare, e siamo coscienti del fatto che non perché siamo tanti e perché siamo in equipe la mia colpa si divide fra tutti. No, io dovrei essere garante dell'errore altrui, cioè di non fare sbagliare l'altro, perché ci dobbiamo interessare l'uno del lavoro dell'altro. Questa significa l'equipe, sinergia e non omissione, stressiamo questo concetto. Quindi gestire le responsabilità significa saper gestire in maniera globale tutte le problematiche scaturite da situazioni originatesi dalle attribuzioni di responsabilità. In altre parole, bisogna attuare un sistema di risk management in senso più lato delle aziende sanitarie che si prefigga la soluzione dei seguenti obiettivi. Obiettivo numero uno, cosa dobbiamo fare interessandoci del rischio che comunque c'è sempre? Sicuramente sarebbe auspicabile minimizzare l'incidenza dei contenziosi già avvenuti derivanti all'attribuzione di responsabilità, un approccio reattivo che approfondiamo in seguito. Impedire in maniera prioristica l'insorgenza di nuovi casi di attribuzione di responsabilità, cioè creare in maniera a priori un sistema nuovo, efficiente, che ci permetta di gestire meglio gli errori e sulla base degli errori commessi di creare sistemi nuovi e virtuosi. Questo non è semplice, perché comunque nella sanità c'è anche un fatto monetario, c'è anche un fatto politico, quindi non è semplice dall'oggi al domani andare a creare sistemi nuovi, soprattutto non è semplice
abbattere tanti sistemi già esistenti che sono frutto di poteri scaturiti dal fatto che ognuno, disinteressandosi dell'interesse generico, si crea e si cura il proprio orticello, sottraendo comunque risorse al sistema generale. Quindi si fa più fatica ad abbattere quello che già c'è di sbagliato che a costruire qualcosa di nuovo, di virtuoso, che comunque non è così impossibile. Sarebbe anche auspicabile ridurre le spese dei singoli e delle aziende in merito al brokeraggio assicurativo. Questo perché non è solo filosofia, ma è un fatto monetario. Diceva giustamente il dottore Ventra prima, siamo aziende, dobbiamo anche pensare ai costi. Pensate che, questo è un articolo del sito IPASVI, per il brokeraggio assicurativo le aziende spendono 600 milioni di euro l'anno. Cioè si spende circa più di mezzo miliardo di euro per il brokeraggio assicurativo, che è la terza voce di spesa dopo stipendi e acquisto di farmaci di un ospedale. Cioè il brokeraggio assicurativo perché è alto? Perché così come avviene con le macchine, più incidenti fai, più aumenta la polizza. Nell'ospedale più incidenti avvengono, più i costi di brokeraggio negli anni successivi saranno elevati. In un ospedale che avvengono molti incidenti, sarà costretto negli anni successivi, dove ci sono molte denunce, sarà costretto negli anni successivi a erogare più soldi di brokeraggio assicurativo. Quindi è interesse di tutti i professionisti ed è interesse dell'azienda, non solo del singolo che teme la denuncia, andare a minimizzare gli eventi avversi, andare a minimizzare gli incidenti, perché come vedete poi ne influisce il bilancio dell'azienda in tutto, ne influisce sulla produttività e quindi anche su quello che noi attingiamo in termini di emolumenti di produttività dal nostro budget, perché più spendiamo e meno prendiamo di produttività, più spendiamo e meno l'azienda sarà virtuosa e meno risorse avrà per avviare servizi nuovi. Quindi non è filosofia, è che come in ogni cosa all'inizio chi rompe paga, più incidenti facciamo, più incidenti commettiamo, più denunce abbiamo, più spenderemo di brokeraggio assicurativo. Come possiamo fare per creare modelli nuovi virtuosi? Possiamo avere due approcci, un approccio reattivo e un approccio proattivo. L'approccio proattivo consiste nella creazione di modelli organizzativi capaci di gestire in maniera prioristica, l'ho già detto prima, e preventiva, le problematiche legate alle attribuzioni di responsabilità. Gli scopi sarebbero l'istituzione di un modello organizzativo forte che permetta di ridurre al massimo l'incidenza di nuovi contenziosi. Quando si apre un nuovo reparto, quando si apre un nuovo servizio, non bisogna dargli le stesse caratteristiche del reparto precedente che alla stessa maniera non funzionava. Quando si aprono servizi nuovi, quando si creano realtà nuove, bisognerebbe orientarli ai nuovi criteri in maniera tale da gestire al minimo i rischi. Tale modello deve basare le proprie fondamenta su alcuni punti cardine, quindi rigidità organizzativa, completa adesione di tutti gli attori del modello nella quotidianità lavorativa e basarsi su una documentazione universalmente condivisa. Questo è molto importante. Non tutti utilizziamo al massimo le cartelle, mi riferisco soprattutto ai colleghi, non tutti capiamo che l'utilizzo della documentazione condivisa, protocolli, procedure, schede uniche di terapia, cartelle infermieristiche, sono una risorsa e non sono una condanna. Perché quei 5-10 minuti che spendiamo in più a scrivere, li spendiamo per tracciare, per documentare quello che facciamo e per rendere conto di quello che facciamo e per dimostrare che lo facciamo e come lo facciamo. Quindi non sono minacce, sono sicuramente strumenti di cui dobbiamo avvalerci. Soprattutto per quanto riguarda il fatto infermieristico, ma per quanto riguarda l'assistenza un po', bisognerebbe individuare manager e le responsabilità. Per quanto riguarda la professione infermieristica servirebbero specifiche competenze, competenze che oltre alla triennale danno un percorso di quarto e quinto anno a laurea magistrale che forma dal punto di vista manageriale e servirebbe soprattutto anche, dato che ci sono le risorse, esiste da tempo il master in infermieristica legale e forense, che non è un qualcosa di astratto o di filosofico, ma l'Associazione Internazionale degli Infermieri Forensi definisce questa figura professionale come professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che riguardi l'esercizio dell'assistenza infermieristica. Quindi quanto sarebbe bello che nelle nostre aziende si creassero delle unità operative semplici di gestione del rischio, che effettivamente girano quotidianamente nei reparti e con un approccio reattivo e o con un approccio proattivo, in base agli incident reporting, in base alle schede degli eventi avversi e degli eventi sentinella, creano protocolli nuovi, creano organizzazioni nuove, creano sistemi nuovi all'interno dei quali operiamo tutti con più piacere, operiamo tutti con più sicurezza e ci rechiamo sul nostro posto di lavoro con la consapevolezza di essere professionisti, di agire in maniera professionale, e soprattutto gli errori che sono inevitabili perché tutti sbagliamo,
perché tutti sbagliamo, devono essere visti come occasioni di apprendimento. L'errore di uno deve essere occasione di apprendimento per tutti e non come occasione di condanna, di dire quello ha sbagliato, isoliamolo, eliminiamolo. Dall'errore di uno creiamo modelli organizzativi che impediscono che quell'errore si ripeta, e quello è il successo. Il successo sarebbe che ogni azienda, stante il fatto che gli errori costano, gli errori si pagano, e qua oggi lo diciamo nell'ottica del trauma, ma nell'ottica vale anche per l'assistenza in generale, sarebbe bello che ognuno si organizzasse in maniera tale che dall'errore si impara. Meno errori uguale meno spese. E questo, siccome i soldi muovono il mondo, dovrebbe essere qualcosa che riguarda sia i singoli, ma soprattutto anche le aziende, quindi che si muniscano di queste organizzazioni, di queste competenze per gestire questo rischio. Il messaggio col quale ci lasciamo è che per arrivare al successo non possiamo stare a guardare, ma in realtà tutti, anche i più piccoli, perché comunque in America ci sono i cartoni animati che istruiscono i bambini a riconoscere i primi segni di stroke nei nonni che stanno con loro, deviazione della rima buccale e quant'altro. Quindi tutti possiamo fare la differenza, anche i più piccoli, nel salvare una vita. Quindi ci lasciamo con questo messaggio e vi ringrazio per l'attenzione. Introduco con grande piacere la collega Cristina Pennestri, che vi prego di accoglierla con un applauso, perché è la sua prima relazione, laureata da poco, e quindi apprezzabilissimo il suo coraggio, e ci intratterrà con una relazione dal titolo Passato, presente e futuro dell'infermiera di triage. Abbiamo parlato prima con la dottoressa Gervasio del triage nel paziente neurochirurgico. Adesso vediamo un pochino quello che riguarda il triage, soprattutto nel triaggiare i pazienti traumatizzati dal punto di vista infermieristico. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare per la fiducia e la possibilità che mi è stata data oggi di parlare di questo argomento. Si è parlato molto del trauma, delle figure che hanno, cioè delle responsabilità che hanno le più diverse figure professionali, e adesso in modo particolare vogliamo parlare della figura che ha, della figura dell'infermiere, del passato, presente e futuro dell'infermiere di triage. Chi è l'infermiere di triage? Questa figura nasce nel 1996 in seguito alla pubblicazione delle linee guida del sistema di emergenza e urgenza sanitaria emanate dal Ministero della Sanità, le quali prevedevano che la funzione di triage venisse svolta da un infermiere formato. Il triage, il ruolo del triage è quello di razionalizzare i tempi di attesa, permettere di individuare e di trattare i pazienti urgenti, attribuire un codice di priorità per regolare l'accesso alle cure e di mantenere l'efficienza del pronto soccorso. In modo particolare, gli obiettivi del triage sono quelli della rapida individualizzazione dei pazienti urgenti e quindi del loro inoltro al trattamento, e dell'attribuzione del codice di priorità in relazione alle condizioni cliniche del paziente e del possibile rischio evolutivo della patologia. Ma bisogna porre attenzione sul fatto che il triage non serve a diminuire i tempi d'attesa, ma a redistribuirli in favore di chi è più grave. Il triagista, l'infermiere triagista, deve avere una formazione che comprende una laurea in infermieristica o equipollente, un curriculum formativo in area critica, e deve essere affiancato per almeno 6 mesi da un infermiere esperto. Deve avere un'assegnazione stabile al pronto soccorso, deve conoscere il sistema organizzativo, e deve essere anche soccorritore di BLSD, PBLSD, e deve avere delle abilità psicosocio-relazionali. I limiti del triagista, quindi l'infermiere triagista, si deve limitare nel fare diagnosi, nel somministrare terapia autonomamente e nel dimettere il paziente. Ma poniamoci delle domande. L'attuale sistema del triage è perfettibile? Ci permette di gestire con sistemi esenti da rischi ed errori la totalità dei casi? E sulla base delle falle di questo sistema è possibile costruire nuovi modelli organizzativi maggiormente performanti?
La situazione attuale del triage è quella di sovraffollamento, elevato numero di accessi impropri, difficoltà a discernere la gravità per gli alti flussi, la sproporzione delle risorse fabbisogno, elevatissimi tempi di attesa, elevata tendenza della popolazione a recarsi in pronto soccorso piuttosto che alle guardie mediche e delle liste d'attesa troppo lunghe. Poiché la stragrande maggioranza dei casi clinici che affollano il pronto soccorso, diciamo, hanno delle priorità medio-basse, è proprio su questo, sul trattamento di questi casi che si deve focalizzare la nostra attenzione per cercare di risolvere il problema. Una delle possibili soluzioni è stata studiata e provata sul campo, inizialmente dalla regione toscana, ed è il modello del Zientrit. Cos'è il Zientrit? Letteralmente tradotto vuol dire vedi e cura. E si tratta di un protocollo che deriva da un modello organizzativo inglese, dove sono gli stessi infermieri, naturalmente accuratamente formati e competenti, che sono in grado di gestire e di dare una risposta a delle problematiche cliniche di natura minore e che quindi non richiedono degli accertamenti diagnostici e strumentali. Quindi dal consueto triage scaturiscono due accessi, l'uno per i casi più gravi e l'altro per le urgenze minori a cui appartiene il Sientrit. Esiste quindi un'area Sientrit che di solito è adiacente al pronto soccorso con un personale proprio. Chi accede in quest'area è accolto direttamente dal primo operatore, che può essere medico infermiere, quindi che è disponibile, il quale conduce autonomamente tutte le procedure necessarie fino al loro termine. Gli operatori addetti al Sientrit devono essere in numero adeguato e il personale di quest'area è costituito da operatori più esperti o che comunque deve aver ricevuto una formazione adeguata alla patologia di competenza. Viene messa in quest'area una casistica selezionata per appropriatezza. E nei vari paesi dove è già stato attivato questo modello di Sientrit, gli studi hanno emerso che si ha una riduzione dei tempi di attesa medi, una diminuzione dei reingressi non programmati, una diminuzione dell'allontanamento prima della visita e una diminuzione del tempo medio del DEA. Chi è l'infermiere di Sientrit? L'infermiere di Sientrit è una figura professionista adeguatamente formata e che opera nel rispetto di protocolli clinici assistenziali condivisi tra medici e infermieri. Nell'ambito del triage globale, l'infermiere di Sientrit si colloca insieme al percorso di attivazione fast track come una delle possibili risorse attivabili dal triagista per risolvere la richiesta del paziente. Il fast track, letteralmente detto percorsi brevi, diciamo, ha dei criteri di inclusione, dove vengono trattati i problemi specialistici di minore entità, quali possono essere disturbi oculari, distassi, lesioni dermatologiche, un colpo di frusta pregresso e richieste di visita specialistica. Vediamo adesso dei fondamenti giuridici dell'autonomia professionale infermieristica. Nel codice deontologico troviamo che l'infermiere assume delle responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità. O ancora vediamo che l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute e della persona e della collettività, identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi e pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico. In conclusione, dobbiamo valorizzare la professionalità dell'infermiere. In questo modo troveremo risposte ai fenomeni di sovraffollamento, quindi fenomeni di crowding e overcrowding, migliorando la qualità assistenziale. Grazie per l'attenzione. Doveva esserci la parte della dottoressa Zampogna, la quale si scusa per non essere potuto essere qua con noi. Ora, darvi le slide della dottoressa Zampogna è un po' molto riduttivo. Vi volevo solo dire una cosa per i bambini. Peppe oggi ha detto che l'emergenza è cambiata. L'emergenza inizia con la prevenzione. Questo è più vero quando si parla di bambini. I traumi, gli accessi al pronto soccorso per traumi in età pediatrica aumentano. Alcune volte
perché siamo pochi attenti alla prevenzione. Ora, siccome siete tutti sanitari, iniziate a fare educazione. Vale quanto un buon lavoro fatto al pronto soccorso. Non considerate mai il bambino un adulto in miniatura, non c'entra niente. Non vi dimenticate l'aspetto relazionale col bambino. Ricordatevi che c'è sempre la triade, ci sono sempre i genitori e non si possono escludere da qualsiasi decisione. Ma non vi dimenticate nemmeno del bambino. Un bambino più grande, coinvolgetelo in ogni aspetto terapeutico che andrete a fare. Rendetelo partecipe. Non è un oggetto, è un soggetto. Quindi è importante tenere conto anche di ciò che egli dice. Il primo anello, dicevamo, prevenite. Fate educazione, per esempio, a casa succedono ancora incidenti perché il bambino si tira addosso mobili di tutto, di più. Non è possibile. Cioè, basta semplicemente, per esempio, i mobili pesanti andare a tassellarli in modo tale che il bambino non possa tirarseli addosso. Rendete la casa sicura per i bambini, perché è una cosa importante. Ma ancora oggi abbiamo la cattiva abitudine, soprattutto alle nostre latitudini, di far sì che l'automobile diventa il luogo meno sicuro per il bambino. Usiamo i seggiolini giusti. Questo è primo soccorso fatto bene, con l'anello della prevenzione. Poi chi vuole invece le slide, insomma, basta che ce le chiede, questa è la dottoressa Zampogna. La dottoressa Zampogna rappresenta il SIMEOP, che è la Società Italiana di Medicina e Urgenza Pediatrica, è la vicepresidente nazionale, e quindi sicuramente andare a parlare di traumi, loro hanno dettato, anche sul sito SIMEOP troverete le nuove linee guida aggiornate per i traumi in età pediatrica, dove potrete sicuramente aggiornarvi. Il corso, prima di finire, vi vedo dispiaciuti che è finito un poco prima il corso, insomma, si vede alla vostra faccia che siete dispiaciuti. Mi rimane soltanto di fare i ringraziamenti, ma non è un obbligo, è un piacere. Innanzitutto ringrazio i relatori perché si sono prestati come sempre con la loro professionalità. Ringrazio la dottoressa che nonostante gli impegni lavorativi è qui con noi. Ringrazio tutto lo staff che sempre ci segue. Ringraziamo chi ci ospita, Gaetano, che ormai è diventato un abitué. E poi anche chi ci organizza, che è Santino, che è qui ormai a merito, riesce a organizzare questi corsi alla perfezione. Chi ci segue, non possiamo fare a meno di ringraziare il direttore Bruno Toverna di Telemerito, che l'unica annotazione che dobbiamo fargli rovina i sonni di chi guarda Telemerito di notte, perché manda in continuazione a me, a Peppe Romenzo, ma non è una bella cosa da fare. Ringraziamo anche il tecnico audio. E poi l'ultima cosa, visto che siamo a fine anno, vi voglio dare un po' i numeri di quello che è riuscito a fare l'associazione quest'anno. L'associazione nel 2015 è riuscita a fare 86 masterizzati, hanno conseguito il master di primo livello. Abbiamo formato intorno a 150 persone per BLS e BLSD e poi per l'ECM abbiamo fatto ben 1655 attestati ECM in tutto il 2015. Quindi un grazie anche a voi che ci avete seguiti, un buon periodo, un buon sereno periodo di feste, ci rivediamo con l'anno nuovo, con le nuove iniziative. Grazie.